gli ho detto manca veramente la capacità. Lui mi ha detto ma cosa vai a dire alle aziende, Simone? Che cosa vai a dire? Perché lui ha anche forse questa tragica, secondo me, consapevolezza che con alcuni governi dove veramente avrebbero potuto incidere nel paese con delle riforme, si è trovato i Casini, si è trovato i Fini, si è trovato tutte queste persone che al momento opportuno hanno spaccato il partito, hanno portato via i 10, 20, 30 eccetera. E allora gli ho detto tu però oggi devi invece lasciare le persone che come me, e ce ne sono tanti in Italia, ancora ci credono, ancora pensano che invece noi in questo paese lo possiamo veramente cambiare, e che sia a sinistra, gli ho detto, la cosa più forte che hanno si chiama Renzi, che è una persona che in campagna elettorale ha detto mai più manovre di palazzo, com'è arriverà una politica nuova all'americana, solo governi legittimati dalla gente. E beh, signori, ha massacrato Letta senza neanche pensarci un secondo e si è preso quel governo in tre giorni praticamente, e ha contraddetto tutto quello che ha detto. Allora l'altro giorno in un'intervista io ho detto, sono cresciuto in una famiglia veneta che mi ha insegnato che la parola vale come un contratto scritto, la stretta di mano. E allora io che cosa mi aspetto da una persona che mi ha promesso il rinnovamento e ha fatto un governo che è esattamente a Galletti, al governo dell'UDC, ha delle persone che sono lì da 700 milioni di anni e non hanno fatto niente per questo paese. Ha contraddetto tutto quello che ha detto andando esattamente a fare il contrario per quella poltrona di primo ministro. E signori, la storia mi darà ragione, come disse Benito Mussolini, perché vedrete che cosa questo governo farà, non farà niente. Allora io, se ero Renzi, assolutamente non avrei accettato per coerenza di fare questo governo, avrei piuttosto portato il paese alle urne, non l'ho voluto fare. Allora ho detto a Silvio, se questo è quello che abbiamo dall'altra parte e che tutti temete, perché ho detto tutti Renzi, tutto, secondo me sta dimostrando di essere un ipocrita come tutti gli altri che lo hanno preceduto, ho detto, e a breve gli elettori lo capiranno, molti del PD lo stanno capendo, che lo hanno votato proprio per quella forza che doveva portare, ho detto a destra noi dobbiamo avere il coraggio di ricostruirlo questo centrodestra, e non possiamo più rimanere schiavi anche delle tue esperienze negative che hai avuto, perché tu le hai avute, è vero, hai trovato i traditori, ma per ogni traditore che hai, gli scrissi una lettera la mattina che Alfano il 2 di ottobre lo costrinse a votare la fiducia al governo Letta, gli scrissi una lettera dicendo non voglio dirti te lo avevo detto, ma voglio dirti per ogni traditore che hai dentro il tuo partito, sappi che fuori ce ne sono 100.000 pronti per te a fare. Chiudo per non tediarvi e vi dico, il presidente quindi ha messo in campo i club, nella sua idea il club deve essere proprio la propagine sua sulle varie città. Perché 12.000? Ha detto 12.000 perché vuole cercare di coprire quasi tutte le sezioni elettorali. Sapete che ci sono in Italia circa 62.000 e qualcosa sezioni elettorali. Lui dice un club deve cercare di coprire almeno 4-5 sezioni elettorali. Perché? Perché hanno scoperto, facendo fare proprio degli studi, sapete che il presidente Berlusconi è uno che fa un sondaggio e uno studio per qualsiasi cosa, ha scoperto che in tutte le ultime elezioni mediamente ci portano via da 1.000.000 a 1.500.000 voti attraverso l'annullamento delle schede. Come? È semplicissimo, c'è un regolamento stupidissimo che purtroppo forse è avuto anche per questo non si riesce a cambiare, che basta un segno su una scheda, basta una sbavatura di rossetto di una delle ragazze della sinistra che è lì a fare lo scrutinio, basta con rossetto passare nulla. E allora loro hanno questa furbizia che noi non abbiamo, e quindi il Presidente ha detto, per esempio, uno dei compiti fondamentali che i club devono fare è individuare dei ragazzi capaci, bravi, che abbiano la voglia di andare lì al seggio a combattere proprio per difenderle invece le nostre schede, perché solo con questo noi andiamo a recuperare da 1.000.000 a 1.400.000 voti, che è una cosa non indifferente. Poi lui dice, l'ha detto l'altro giorno, ci sono dal 40 al 50% abbiamo di astensionismo, cioè abbiamo il 40-50% degli elettori italiani che dice io non vado più a votare, non me ne frega più niente, non credo più a nessuno.
E questo è il dramma che la politica ha messo in campo tutta da sinistra a destra in questi anni. E lui dice, e un'altra parte invece che è andata verso il Movimento 5 Stelle, un movimento che se non altro è andato a dire quello che molti di noi avrebbero voluto dire. Io l'altro giorno ho detto Grillo, secondo me ha vinto con Renzi, ha vinto nel senso che mediaticamente, a parte che ha oscurato Berlusconi al pomeriggio che andava da Renzi e non era una cosa da poco, ma soprattutto ha detto a Renzi quello che tanti di noi avremmo voluto dirgli. Infatti tutti i giornali stranieri hanno titolato Grillo le ha cantate al primo ministro italiano dicendogli hai detto tutto il contrario di tutto, stai facendo tutto il contrario di tutto. Però Grillo ha saputo interpretare la pancia dei nostri elettori, anche di centrodestra, anche di tanti imprenditori, guardate che io ho un sacco di amici che gli hanno dato fiducia, l'ho detto, beh, tant'è, spacchiamo tutto almeno, tanto la destra non fa niente. E allora Berlusconi dice, se i club, grazie al loro entusiasmo, grazie a questa voglia che stiamo rimettendo in campo, vanno a conquistare una parte del non voto, una parte di quelli dei 5 Stelle che invece ritrovano sul territorio delle figure come Giuseppe, che si attivano, che con passione ci mettono la faccia. Perché la, sapete che la prima cosa che io ho chiesto sul mio sito dell'esercito di Silvio è stata se vuoi fare un reggimento metti la tua foto e spieghi perché vuoi combattere al fianco di Silvio Berlusconi, perché tu ci metti la faccia, ce la metti come ce la sto mettendo io a livello nazionale. E questo ci ha contraddistinti da subito. Ebbene, con il club tu ci metti la faccia e lavori sul territorio. Ti apri anche alle critiche, perché non è che a tutti andrà bene quello che fai o quello che dici. Però cominci a lavorare. Allora il presidente dice, attraverso questa opera capillare in quasi tutti i comuni italiani, perché comunque 12.000 copriranno praticamente tutta l'Italia, siamo a 8.000, ce ne mancano 4.000, solo con l'annuncio l'altro giorno fatto a Roma di Missione Azzurra, ne abbiamo già praticamente aperti altri quasi 2.000, per cui ce ne restano 2.000 al raggiungimento dell'obiettivo. Io sono certo che il 27 di marzo, quando il Presidente farà questa grande convention, potrà dire grazie a Missione Azzurra, grazie all'entusiasmo di tutti, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. E allora lui dice, se davvero quel 1.400.000 lo recuperiamo perché nei seggi ci fidiamo il voto, se l'altro 1.600.000, 2 milioni li raggiungiamo perché andiamo a recuperare una parte del non voto, il resto lo farò io perché farò show al momento delle elezioni, giuro che stavolta metto in campo tutta la mia rabbia, determinazione e forza, perché non posso accettare che l'Italia finisca così, non posso accettare quello che stanno facendo a me. Lui dice, a questo punto veramente ce ne freghiamo di tutti, Forza Italia addirittura non farà coalizione con nessuno e si presenta come forza unica, e se qualcuno, lui dice, pensa di valere, si candidi dentro a Forza Italia anziché volere una coalizione con noi, visto che oggi abbiamo Alfano che si permette di fare il figo quando sostanzialmente è stato la rovina di Silvio Berlusconi. E quindi lui dice, attraverso questo noi riusciremo forse a raggiungere quella maggioranza, perché grazie alla nuova legge elettorale che ci auguriamo Renzi voglia votare, ma credo farà di tutto per non votarla, perché? Perché lui sa che se la legge elettorale viene votata al Parlamento si è pronti domani mattina in qualsiasi momento ad andare alle elezioni, quindi adesso sta facendo il gioco di non voler più rispettare il patto con Berlusconi, ma di voler dire la legge la facciamo alla fine di tutte le riforme, che è una cosa assurda, perché hai professato fino a ieri, lo hai detto in tutte le salse, siamo tutti d'accordo, che se non dai una governabilità a questa Italia, perché potrebbe capitare che ti tolgano la maggioranza. E guardate che se Renzi cadrà, cadrà per i suoi stessi del PD, non cadrà certo per l'opposizione di Forza Italia che non può far niente, o per Alfano che piuttosto di far cadere questo governo si fa ammazzare perché sa che poi è finito. Per cui se cadrà, cadrà per lui. Bene, oggi la sta spostando, la vuole spostare alla fine. Comunque Berlusconi dice dobbiamo essere pronti ad andare alle elezioni. E quindi se dovesse passare questa legge elettorale, con lo sbarramento al 30, con il premio di maggioranza al 38%, lui dice io sono convinto di potercela fare, perché con Forza Italia, che comunque nei sondaggi è in crescita, comunque attraverso una serie di persone che vogliono unirsi e a questo lavoro che faranno i club, potremo farcela. Io sono convinto che ce la possiamo fare e mi sto giocando una battaglia non indifferente, perché stiamo lavorando a pieno ritmo su questo progetto. Quindi ringrazio Giuseppe per aver aperto il club a San Michele del Tagliamento, ringrazio tutti voi e vi chiedo davvero di cercare di cogliere da queste parole che io vi ho portato di entusiasmo e di mettere in campo anche voi tutto l'entusiasmo possibile per fare una cosa sola: noi dobbiamo entusiasmare quante più persone possibili vivono a fianco a noi, per far capire che sebbene Silvio Berlusconi
davvero alcune cose non si è riuscito a farle, perché è oggettivo, non è stata colpa di Silvio Berlusconi, perché guardate che a Berlusconi della poltrona non gliene fregava niente, e quando dicono che lo ha fatto per le sue aziende, vi posso garantire che c'è più rimesso che guadagnato, e lo sto vedendo nel mio piccolo, perché quando ci ho messo la faccia ho avuto fornitori che hanno detto non ti forniamo più niente perché sei un coglione, che ti sei esposto così, e io un berlusconiano come te non gli do più niente, e tu grazie, ho fatto selezione tra i fornitori. Ho avuto tre controlli della finanza, uno di seguito all'altro, tre controlli dell'ASL che è venuta a verificare se il mio albergo è in ordine, per fortuna sono in ordine, ma per l'ispettorato del lavoro qui o no? È venuto anche l'ispettorato del lavoro, ma per fortuna ho tutti i ragazzi in regola, però è per capire, pensate che cosa ha subito Berlusconi, un uomo che ha dato da mangiare a 56.000 famiglie. Sogno che ha Berlusconi in testa è di essere consegnato alla storia, non come quella storia criminale che stanno cercando di dipingere i magistrati di sinistra, ma vuole essere consegnato alla storia come un uomo che davvero è riuscito invece a cambiare questo paese, perché lui è il primo a crederci. Crediamoci anche noi e combattiamo tutti insieme per dargli una mano. Prendi lì, scusate un secondo, 1, 2, 3.